Tante volte l'insidia si può nascondere anche in libreria, non certo però nel caso della libreria che noi abbiamo visitato, dove abbiamo trovato emblematicamente un esempio che vale certamente per tutte le librerie d'Italia in questo momento, abbiamo trovato una ricca serie di titoli di Natale. Questo qui le piace? Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Mi piace tantissimo. In effetti è molto bello questo qui. E che sono mille idee che cosa fare nella casa a Natale. Come arredarla? Come arredarla. Sì. Mi piace costruire roba in genere con la carta, con cose così. Quindi... E questo libro, farlo vedere, vediamo, fammelo vedere. Ah, è il presepe, costruzioni, sì, costruire il presepe. Sì, ecco, con la carta, è una buona idea. Penso che sia un'ottima idea per Natale, originale. Signora, che regali farà ai bambini per Natale? Libri, sicuramente libri, perché sono la cosa più utile da regalare. Soltanto libri? Sì, penso proprio di sì. Forse libri e qualche disco, ma soprattutto libri, anche grandi. Ecco, bambini, scusate, vi girate, state guardando dei libri. Ecco, scegliete dei regali di Natale? Sì. Vieni, avvicinati. Cosa vorrei ricevere per Natale come regalo? Anche dei libri, anche dei giochi, ma anche dei libri. Ecco, dei giochi che cosa in particolare? Un computer. E dei libri perché? Perché aiutano la cultura e anche la vista, lo sguardo. Senti, tu che ti nascondi, bambina? Tu vorresti ricevere, per esempio, vieni, avvicinati, una bella pistola, per esempio. Ma no, non sono cose costruttive. Al di là del fatto che acquistare un libro probabilmente è un regalo che costa meno di tanti altri, c'è anche però un interesse formativo nella scelta del libro? Beh, sì, senz'altro. I libri penso che vengono scelti in merito a determinate situazioni e esigenze che rivolte a chi poi vanno regalati, insomma. Una domanda al libraio: è ricca la vendita dei libri di Natale? Ma senz'altro, è ricchissima, direi. Negli ultimi anni credo che sia di molto aumentata, perché forse il libro rimane più di altre cose più a lungo nel tempo.